Buongiorno, care amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno. Ritengo che oggi in diretta sarete veramente pochissimi a guardarmi, a seguirmi, perché oggi è veramente un orario strano per il Mi Scappa la Diretta. Ma non potevo farlo, non posso farlo alla solita ora oggi perché mi sto recando presso il centro di Milano, esattamente al Museo di Scienze della Tecnica, Museo Nazionale di Scienze della Tecnica, dove c'è un incontro fra la società per cui lavoro e i clienti italiani. Una manifestazione molto interessante, devo dire, che si chiama Innovation Day. E anzi, vi dico, magari durante la giornata di oggi, se possibile, proverò a fare una diretta dal salone dove ci sono presentate molte, molte applicazioni innovative. Ce ne sono in particolare due o tre che mi piacerebbe mostrarvi, però non so se riesco a farlo perché devo anche chiedere l'autorizzazione, devo vedere se le persone che vorrei intervistare sono disponibili a farsi intervistare, eccetera, eccetera. Comunque, ci proverò. Se possibile, vi farò vedere qualcosa da questa specie di fiera, diciamo, dell'innovazione, dove in effetti ci sono un paio di cosette veramente molto, molto interessanti dal punto di vista dell'ambiente. Vabbè, non vi dico niente per il momento. Se riesco, magari nella tarda mattinata o nel pomeriggio, magari farò un intervento in diretta da questa specie di fiera, diciamo, che si chiama Innovation Day, organizzata dalla società per cui lavoro. Quindi, come dicevo, mi sto recando al Museo Nazionale di Scienze della Tecnica che si trova a Milano, vicino il carcere di San Vittore. Ah, non ho detto la data di oggi. Oggi è venerdì 25 ottobre del 2013. Bene, allora, per chi vedo che caspita, cominciate ad arrivare. Pensavo che a quest'ora il visualizzatore rimanesse fermo a zero e invece qualcuno sta arrivando. Mi fa piacere, vuol dire che qualcuno è anche mattiniero. Ovviamente vi ho preso un po' alla sprovvista perché non siete abituati a quest'ora. Normalmente io vado in onda come minimo un'ora più tardi, un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e 20 più tardi. Va bene, allora bando alle ciance. Io stavo pensando oggi appunto di non fare il Mi Scappa la Diretta, quello solito, cioè il mio sfogo mattutino per parlare di politica. E poi direttamente, se fosse possibile, se sarà possibile, fare un intervento dal luogo dove mi sto recando. Però, appunto, il titolo della trasmissione è Mi scappa la diretta. E adesso mi scappa perché in effetti, mentre ero in coda a un semaforo, stavo guardando col telefonino Facebook e ho visto un post del grandissimo Alessandro Di Battista che riportava il link a un video YouTube in cui è mostrato l'intervento di Manlio Di Stefano, che saluto, ciao Manlio, un abbraccio, nostro carissimo amico, deputato eletto nella circoscrizione Lombardia, che ieri ha fatto un intervento alla Camera in cui si diceva, diciamo, preoccupato del fatto che il Presidente della Repubblica, come al solito, aggiungo io, sta assumendo dei ruoli che assolutamente non sono previsti dalla Costituzione italiana. Praticamente ormai l'Italia è diventata una repubblica presidenziale. Peccato che si sono dimenticati di dircelo, di farcelo sapere. E allora lui stava richiamando una serie di articoli della Costituzione, secondo cui appunto il Presidente della Repubblica italiana non ha i compiti che Re Giorgione sta in effetti svolgendo ormai da troppo tempo, in maniera del tutto intollerabile. E cos'è successo? È successo che dopo che lui stava parlando da circa 40 secondi, una signora che si chiama Sereni, che è la vice, una delle vicepresidenti della Camera. Come sapete, la presidente della Camera è Laura Boldrini, ma ci sono alcuni vicepresidenti. Una è appunto questa signorina o signora Matteo Sereni, sì, Matteo Sereni, non mi ricordo come, Marina forse, vabbè, comunque insomma Sereni. Poi c'è Roberto Giachetti del Partito Democratico, uno dei migliori, devo dire, vicepresidenti. Poi c'è il nostro carissimo Luigi Di Maio, sicuramente anche lui uno dei migliori, non voglio essere di parte, il migliore. Uno dei migliori vicepresidenti della Camera, ma non di questa sola legislatura in generale, e non mi ricordo se ce n'è qualche altro. Comunque, sicuramente come si chiama? Sereni,
Giachetti e Di Maio sono tre vicepresidenti. Secondo me, diciamo, la Sereni, ora sembrerebbe questo quasi un discorso sessista, la Sereni è una donna, la Boldrini è una donna, e dico che entrambe a me come cittadino fanno schifo nel modo con cui conducono il ruolo di presidenza della Camera. Vi giuro che non è un discorso sessista, assolutamente. Io, anzi, io mi definisco femminista. Quindi, purtroppo il caso ha voluto che queste due signore, secondo me, siano estremamente incompetenti, inappropriate a fare il ruolo di presidente della Camera. E allora, che cos'è che ha fatto questa signora? Praticamente Manlio Di Stefano aveva diritto a 2 minuti. Io non conosco bene le regole con le quali si calcolano i tempi a cui ogni parlamentare ha diritto. Comunque, ho letto che in questo caso era un intervento di fine discussione. Praticamente Manlio Di Stefano aveva diritto a 2 minuti. Quando lui arriva a circa il minuto 40, al secondo 40, 42, qualcosa del genere, la signora Sereni lo interrompe. Gli toglie proprio la parola, dando la parola al deputato successivo. Perché questo? Perché lui, Manlio Di Stefano, stava osando parlare del Presidente della Repubblica. Praticamente la signora Sereni si è messa in testa che c'è un articolo della Costituzione o del regolamento della Camera che dice vietato parlare di Napolitano. Perché appena tu dici Napolitano, lei ti toglie subito lo spazio, la parola e dà la parola a quello successivo. E questa qua è una cosa veramente scandalosa, è veramente una persona, non una persona, scusate, un atteggiamento scandaloso, un atteggiamento ignobile da sanzionare. Io spero, non so quale sia, se esiste l'ente superiore alla presidenza della Camera che possa decidere di sanzionare un comportamento così pavido, scorretto, da incompetente, perché è una cosa assurda. Fra l'altro è anche una bugiarda la signora Sereni, perché ha detto ha finito il tempo, in un certo momento dice ha finito il tempo, al che tutti i deputati del Movimento 5 Stelle cominciano a urlare e a protestare. Allora lei guarda l'orologio e si rende conto che in effetti dei 2 minuti erano passati solo 40 secondi, quindi ancora aveva circa 1 minuto e 20. Tant'è vero che lei stessa lo dice. Allora concluda, deputato Di Stefano, lei ha ancora 1 minuto e 20. Ma allora deciditi, signora Sereni, aveva finito il tempo o ha 1 minuto e 20? Perché se ha 1 minuto e 20, quando hai detto che aveva finito il tempo, hai mentito spudoratamente. Oppure ti sei sbagliata, probabilmente ti sei sbagliata, non avevi visto l'orologio. Va bene, ti sei sbagliata, diciamo, diamo per buona questa versione. Hai sbagliato quando hai detto che avevi finito il tempo. Praticamente nella mente della Sereni, appena ha sentito il nome Napolitano, pum, c'è stato un reset dell'orologio biologico e secondo lei aveva finito il tempo. Poi si è svegliata e ha visto che in effetti mancava ancora 1 minuto e 20. D'accordo, diamo per buona questa tesi. Ma vi rendete conto di quanto sia scandaloso un comportamento del genere? È veramente scandaloso. Cioè, non solo il Presidente della Repubblica praticamente ha messo in atto un golpe, a parte quello di aver fatto questo governo che sappiamo bene com'è nato, eccetera, a parte il fatto che dice una cosa e poi ne fa un'altra, perché aveva detto per mesi e mesi che non si sarebbe mai, non avrebbe mai accettato di rifare il Presidente della Repubblica e invece lo sta facendo. Lasciamo perdere tutte queste cose, il fatto che ha firmato 50.000 leggi veramente schifose che avrebbe potuto rimandare alle Camere, questo nel lunghissimo settennato. Lasciamo stare il fatto delle registrazioni, delle conversazioni con il mafioso Mancino, insomma, lasciamo perdere tutte queste cose qui. Però dico, perché una signora che fa la presidente della Camera di turno, la vicepresidente della Camera, non appena uno nomina Napolitano, ricorda l'articolo 90 che dice che il presidente non è responsabile delle sue azioni. Ma io dico, ma signora, ma lei sa leggere la lingua italiana? Quell'articolo 90 che lei cita significa che se il presidente della Repubblica, nello svolgere le sue mansioni, commette un reato. Attenzione, nello svolgere le sue mansioni, perché non è che se un Presidente della Repubblica commette un omicidio non è responsabile, no. Se commette un reato nello svolgimento delle sue mansioni, allora non è responsabile. Questo dice la Costituzione, a parte casi di alto tradimento, eccetera, eccetera. E va bene.
Quindi, se lui semplicemente applica male la Costituzione, ha tramutato di fatto la Repubblica Italiana, che è una Repubblica parlamentare, signora Sereni, mi ascolti bene, parlamentare. Parlamentare, ok? Non presidenziale. Allora, se il presidente Re Giorgione ha trasformato questa repubblica parlamentare in una repubblica presidenziale, dettando l'agenda e facendo tantissime cose che sono irregolari e anticostituzionali, i parlamentari hanno l'obbligo di far notare queste cose. Quindi lei si dovrebbe vergognare, signora Sereni, a interrompere un deputato nello svolgimento delle sue mansioni, cioè quello di ricordare una cosa che non va, un errore macroscopico, gravissimo, intollerabile che il Presidente della Repubblica sta commettendo. Quindi, signora Sereni, la smetta di ricordare a ogni deputato del Movimento 5 Stelle che nomini Napolitano l'articolo 90, perché proprio non c'entra niente, è un po' come i cavoli a merenda. Cioè, l'articolo 90 dice che se è Napolitano commette un reato nello svolgimento delle sue mansioni non è responsabile, quindi non è perseguibile durante il mandato. Questo dice la Costituzione, l'articolo 90. Non dice che lui può fare qualunque cosa voglia e soprattutto ammettiamo pure che lui stesse commettendo un errore, un reato nello svolgimento delle sue azioni. Va bene, non è perseguibile, ma non vuol dire che non è criticabile. Nella Costituzione, nell'articolo 90, non c'è scritto vietato criticare il Presidente della Repubblica. Cioè, il Presidente della Repubblica non è perseguibile, d'accordo, non è perseguibile, ma non vuol dire che non è anche criticabile. Quindi i parlamentari hanno il diritto, anzi hanno il dovere di criticare il Presidente della Repubblica se fa degli errori. Ha capito, signora Sereni? Quindi si vada a leggere bene la Costituzione e trovi qualcuno bravo che gliela spieghi, visto che lei da sola non è in grado di capirla. Ok? Benissimo. Va bene. Giusto per concludere, come sempre il governo è in fibrillazione perché Brunetta dice che se la Bindi non si dimette da presidente della commissione antimafia ci sarà guerriglia in Parlamento. La vorrei vedere. Ma dico, ogni tanto, no, quando promettete una cosa che ci fate venire qualche speranza, poi metteteli in pratica. Se no, Brunetta, sei un quacquaraquà, perché minacciate sempre di far cadere il governo, guerriglia, e poi invece sempre con la coda in mezzo alle gambe per far sopravvivere questo governo, che ovviamente serve per garantire l'inciucio, per garantire che voi rimaniate sempre lì fermi, rubiate tempo agli italiani e rallentiate il processo di rivoluzione che ormai è in corso ed è inarrestabile. Quindi, caro signor Brunetta, anziché minacciare guerriglia se la Bindi non si dimette, fatela questa cazzo di guerriglia, fate cadere il governo, fate un favore agli italiani, andiamo subito alle elezioni e vediamo un po' come vanno le cose. Invece minacciano, non diamo la fiducia se ci danno la decadenza, non facciamo questo, facciamo la guerriglia, eccetera, e poi qua. Vabbson. Beh, mi sono sfogato. Cari amici, io vi saluto. Oggi non ci sarà il Mi Scappa la Diretta perché Giuseppe Ligato, mi pare che sia così il nome, si era prenotato, mi ha scritto un messaggio dicendo che aveva dei problemi a partecipare, mi ha chiesto scusa, ha detto quindi io rinuncio, ci mancherebbe altro, ovviamente rinuncia accettata, quindi oggi non c'è il Ci Scappa la Diretta, sono in attesa di prenotazioni per i prossimi giorni. Vi ricordo in questo minuto che manca che, allora, più tardi probabilmente dal Museo Nazionale di Scienze della Tecnica cercherò di trasmettervi qualcosa in merito a due applicazioni molto innovative e molto interessanti che ho visto ieri, e poi vi dico che domani andrò in Toscana a fare una intervista live, naturalmente in diretta, a Riccardo Arrighini, grandissimo pianista che qualcuno di voi ha visto a Massarosa e che comunque molti lo conoscono perché lui è conosciuto di suo, perché gira il mondo con i suoi concerti. Quindi domani Riccardo Arrighini, e poi in serata andrò a Capannori a fare un'intervista e una visita alla mia carissima amica Manuela Bellandi, che ci racconterà un'avventura pazzesca che le è successa qualche giorno fa. Bene, allora vi saluto, magari aspettate, ritorno, chiudo e riapro, ok? Torno subito.